Rosso Sipario. In un gruppo lavoratori di teatro, alla parola rosso, l'associazione più immediata non può essere altro che il rosso come sipario oppure le poltrone di velluto rosso di una sala di teatro. Il rosso è quindi un colore legato strettamente a teatro nel senso più classico e tradizionale. Qual è il modo migliore dunque per celebrare questo connubio se non quello di scegliere e mettere in scena un autore pilastro, un autorevole classico del teatro stesso, Carlo Goldoni? Si alzi dunque il sipario rosso su alcune scene tratte dal teatro comico di Goldoni. Mettetevi quindi comodi sulle vostre poltrone rosse e buon divertimento! Buonasera! Buonasera a tutti! Sì, buonasera, certo, buonasera! Sì, è già! Sì, ma qui si perde il tempo e non si fa cosa alcuna. Questi signori compagni non vengono. L'uso comune dei commedianti, deve essere sempre tardi. La nostra maggior pena sta nelle prove. Ma sono le prove che fanno buono al comico. Ecco le prime donne. E non è poco che siano venute prima degli altri. Per usanza le prime donne hanno la vanità di farsi aspettare. Eccomi qua, sono io la prima di tutti. Ecco qui, sono io la prima di tutte. Signor Orazio, ma queste donne non favoriscano? Signor Orazio, se tardano, io me ne vado. Io me ne vado. Ma care signore, siete venute in questo momento e già vi inquietate. Abbiate un po' di pazienza, ne ho tanta io, abbiatene un po' voi ancora. Parmi? Che mi si dovesse avvisare quando tutti i stati fossero ragunati. Sentite, parlano da prime donne. Ci vuol politica, conviene sofferirle. Signore mie, vi ho pregato a venire per tempo e ho desiderato che veniste prima degli altri per poter discorrere tra voi e me di qualcosa toccante la direzione delle nostre commedie. Siete molto con la compagnia, poi potete disporre senza dipendere. Posso disporre, è vero, ma ho il piacere che tutti siano di me contenti, in particolare voi, per cui ho tutta la stima. Volete voi dipendere dai loro consigli? Questa è la mia massima, ascolto tutti e poi a modo mio. Ditemi, signor Orazio, qual è la commedia che avete desiderato di fare domani a sera? Ditemi, signor Orazio, qual è la commedia che avete destinato di fare domani a sera? Ma è quella nuova, intitolata Il padre, rivale del figlio. E ieri abbiamo provato il primo e il secondo atto e oggi proveremo il terzo. Per domande non ho difficoltà alcuna. Ma per farla domani a sera non sono persuasa. Sentite, non la provano. Sì, che la proveranno. Care signore, quale altra commedia credereste voi che fosse meglio rappresentare? L'autore che somministra a noi le commedie ne ha fatte di quest'anno 16. Tutte nuove, tutte di carattere, tutte scritte. Facciamone una di quelle. 16 commedie in un anno, pare impossibile. Ma sì, certamente, egli le ha fatte, si è impegnato di farle e le ha fatte. E quali sono i titoli delle 16 commedie fatte in un anno? E lo diremo noi! Il teatro comico. I puntini delle donne. La bottega del caffè. Il mutato. La duratore. I poeti. La pamela. Il cavalletto con giusto. Il gioco. Il giocatore. La finta malata. La donna prudente. L'avventuriero onorato. La donna volubile. I pettegolezzi delle donne. Commedia veneziana. Eh sì, ma tra queste non vi è la commedia che andiamo a fare domani a sera. Non è anch'essa del medesimo autore? Ma sì, certamente. Ma è una piccola farsa che egli non conta nell'uno delle sue commedie. Ma perché dunque vogliamo fare una farsa? E non piuttosto una delle migliori commedie. Care signore, sapete bene che ci mancano due parti serie, un uomo e una donna. E questi si aspettano e se non giungono non si
potranno fare commedie di carattere. Se vogliamo fare la commedia dell'arte, vogliamo star bene. La gente è noiata di sentire sempre le cose stesse. Di sentire sempre le parole medesime. E gli uditori sanno cosa deve dire l'Orlecchino, ancora prima che egli apra la bocca. Signor Orazio, io vi protesto che in pochissime commedie antiche reciteremo. Siamo invaghite del nuovo stile e solo quello ci piace. Dimani a sera. Dimani a sera. Dimani a sera. Recitiremo. Perché se la commedia non è di carattere, è almeno condotta bene. E si sentono ben maneggiati gli affetti. Peraltro, se non si compie la compagnia, potete anche fare a meno di me. Peraltro, se non si compie la compagnia, potete anche fare a meno di me. Ma frattanto... Or su, signor Orazio, siamo stati in piedi tanto, adesso. Vado nel mio camerino a sedere. Chiamateci quando si trova. E dite alle signore comiche che non si affezzino a far aspettare. Le prime donne. Le prime donne. Le prime donne. Mi bestemmierei. Non mi avete detto che ci vuole pazienza? La pazienza ci vuole, ma il veleno mi rode. Ecco il suggeritore. Caro amico, fatemi un favore, andate a sollecitare le donne. Volentieri anderò, già preveggo di ritrovarle o in letto o alla tavoletta. Queste sono le loro principali incombenze, o riposarsi o farsi belle. Animo signori, che l'ora vien tarda. Venga a provare la sua scena. Tocca a Rosaura! Eccomi, sono pronta! Sono qui, suggerite! Avvertite bene dove sta la parte, suggerite piano. E dove non la so, suggerite forte. Ma come farò io a sapere dove la sapete e dove non la sapete? Se conoscete il vostro mestiere, l'avete a conoscere? Andate, e se mi farete sbagliare, povero a voi. Già, è l'usanza dei commedianti. Quando non sanno la parte, danno la colpa al suggeritore. Caro Florindo, mi fate torto se dubitate della mia fede. Mio padre non arriverà mai a disporre della mia mano. Oimè, qual cielo mi ricerca di bene? In quale agitazione si ritrova il mio cuore? Diciamo che la parte la so. Florindo, scoperto dal padre, non verrà più in mia casa? Non sarà più il mio sposo? Ai, che il dolore mi uccide! Ai, che l'affanno! Ai, che l'affanno! Ai, che l'affanno! Ai, che l'affanno mi opprime! Infelice Rosaura! E potrei vivere senza questo doloroso... Zitto! E potrei vivere senza questa dolorosa separazione! L'avverso
capitano di Colombina. E poi a darle più. Non la finiscono. Maledetto questo mestiere. Sono qui 3 o 4 ore a scatarmi. E i signori comici sempre gridano. Sono 20 ore suonate. Chissà se il signor capo di compagnia mi darà almeno la pranzo. Colombina! Eccomi, eccomi, sono qui! Animo, che tardi! Povera la mia padrona, povera signora Rosaura, cosa mai ha che piange e si dispera? So ben io cosa ci vorrebbe per suo male, un pezzo di giovanotto ben fatto che le facesse passare la malinconia. Il punto è che anch'io avrei bisogno dello stesso medicamento. Arlecchino e Brighella sono entrambi accesi delle mie strepitose bellezze, ma non saprei a qual di loro dar dovessi la preferenza. Brighella è troppo furbo. Arlecchino, troppo sciocco. L'accorto vorrà fare a modo suo. E l'ignorante non saprà fare a modo mio. Col furbo starò male di giorno. E con lo sciocco farò male di notte. Basta, farò così. Andrò per la città e ogni donna che incontrerò vi manderò se è meglio prendere un uomo accorto o un uomo ignorante. Ma accorto, accorto! Ignorante, ignorante. Ognuno difende la propria causa. Mi dico il vero. Mi do ragione. E te lo dimostrerò con argomenti in forma. E mi te lo dimostrerò con argomenti in scarpa. Bene, chi di voi mi persuaderà sarà mio marito. Mi, come uomo accorto, sfatigherò, suderò affinché in casa non te manchi mai da mangiare. Questo è buon capitale. Mi, come uomo ignorante, che non sa far niente, lascerò che i buoni amici portino in casa da mangiare e da bever. Anche così potrebbe andar bene. Mi, come uomo accorto che sa sostenere il ponto d'onore, te farò rispettare da tutti. Mi piace. E mi, come uomo ignorante e pacifico, lascerò che tutti ti volano bene. Non mi dispiace. Mi, come uomo accorto, regolerò perfettamente la casa. Buono! Mi, come uomo ignorante, lascerò che te la regoli da te. Meglio! Se ti vorrà divertire, mi te condurrò dappertutto. Benissimo! E mi, se ti vorrà andare a spasso, te lascerò andare da sola, dove ti vuol. Ottimamente! Mi, se vedrò che qualche zerbinotto degna per insolentarte, lo scazzerò con le brutte. Bravo! E mi, se ti vedrò che qualche dunte zira d'intorno, darò luogo alla fortuna. Bravissimo! Mi, se vedrò qualche duna in casa, il copperò. E mi, torrò il candelier e che farò lume. Cosa di sé? Cosa te pare? Ora che ho sentito le vostre ragioni, concludo che Brighella è troppo rigoroso e Arlecchino troppo paziente. Onde fate così, impastatevi tutti e due, fate di due pazzi un savio e allora vi sposerò. Arlecchino, Brighella, com'era? Ma com'era? Tigheti un maccheron, ti te può rimpastare facilmente. Ma piuttosto tigheti se una lasagna senza dredo e senza roverso. Basta, non è il mio decoro che mi metta in competenza con